Amici, grosse novità in tema di diritto di recesso. Una recente modifica legislativa ha ampliato il termine di 14 giorni. Ve ne voglio parlare in questo video anche perché il tema del diritto di recesso, o come alcuni lo chiamano, il diritto di ripensamento, non è sempre chiaro a tutti. Prima quindi di andare avanti, vi invito a iscrivervi al canale. Queste menate da youtuber sono necessarie non perché mi piace vedere il numerino alzato, ma perché per fare un video al giorno ci vuole, oltre che tempo, risorse. E queste risorse, che chiaramente YouTube non fa pagare a voi, dipendono proprio dalle iscrizioni. Quindi l'unico modo che avete per dimostrarmi gratitudine per queste piccole pillole di diritto è iscrivervi al canale. Ora basta menate, sigla. Questa è la legge! Molti di voi mi chiedono: sono andato dal negoziante dopo 5 giorni che avevo comprato il prodotto, ma mi ha negato il recesso. È legittimo il suo comportamento? Come posso fare, visto che mi aveva promesso a voce che mi avrebbe consentito di cambiarlo? Allora, prima di passare a dirvi qual è la novità, voglio ricordarvi ancora una volta quando esiste il diritto di recesso. Il diritto di recedere da una vendita, ossia di restituire il prodotto e farvi rimborsare i soldi spesi, tranne quelli di spedizione per la restituzione dell'oggetto, sussiste solo per gli acquisti che fate non in un negozio fisico. Quindi vale solo quando comprate su internet, ad esempio su Amazon, anche se lo store è fuori dall'Unione Europea. Vale poi anche in caso di televendite, come quando vi telefona un call center o quando siete voi a telefonare al call center dopo aver visto magari una pubblicità in televisione. E vale ancora nei casi in cui comprate in uno stand per strada dove c'è un operatore che vi ferma mentre passeggiate. Infine, il diritto di recesso opera quando c'è un operatore che vi bussa alla porta, come spesso succede per il gas, la luce o le aspirapolveri. In tutti questi casi potete restituire l'oggetto senza dover motivare le ragioni del recesso. Può essere anche per un semplice capriccio o perché avete trovato un altro negozio che vi fa pagare di meno. Tutto ciò che dovete fare è inviare una raccomandata entro 14 giorni al venditore e dirgli che gli volete restituire l'oggetto, e poi chiaramente dovete restituire l'oggetto entro i successivi 10 giorni. E potete farlo, attenzione a questo passaggio che sfugge a molti, anche se avete aperto la confezione e se avete usato il prodotto. Nessuno vi può imporre la penale, salvo ovviamente i costi di spedizione per restituire l'oggetto. Prima di dirvi quando invece questo diritto di recesso non opera, parliamo della recente novità che ha, come vi dicevo, esteso la durata del diritto di recesso. Allora, immaginate che si presenti alla porta di casa vostra un venditore per presentarvi o vendervi un prodotto senza che voi abbiate mai richiesto questa visita. Decidete di acquistare quel bene per pentirvene poco dopo. Ebbene, in questi casi, come vi dicevo, vi spetta il diritto di recesso, ma da aprile 2023 si può recedere entro 30 giorni. Normalmente il consumatore, come vi dicevo, può recedere entro 14 giorni senza dover fornire motivazioni e senza sostenere i costi, ma i giorni da oggi diventano 30 se l'acquisto è stato fatto durante una visita non richiesta presso l'abitazione del consumatore. Ovviamente questo diritto viene meno quando siamo stati noi a richiedere la visita del venditore. Veniamo ora ai casi in cui il diritto di recesso non opera. Ciò succede in tutte le vendite che avvengono in negozio o in uno stand in una fiera, non quelli per strada. Quindi, se comprate in un negozio, non vi spetta alcun diritto di recesso. Potete recedere solo se il prodotto è guasto e il guasto non è dovuto a un vostro uso non corretto. In questo caso, però, non parliamo di diritto di recesso, ma di garanzia, che opera per 2 anni. E nessuno può farvi pagare per avere la garanzia, salvo venga allungata oltre i 2 anni. Se poi un negoziante vi dice che vi cambia l'oggetto, è per una sua policy di marketing per tenersi stretto il cliente. E se poi ci ripensa e fa marcia indietro, ormai si è obbligato e non può tornare indietro. Tuttavia, spetterà a voi dimostrare che ve lo ha promesso, cosa che se non lo ha messo per iscritto o se non lo ha detto davanti a un testimone che possa riportare quanto sentito, sarà difficile dimostrare. Belli miei, questa è la legge. C'è un altro caso in cui il diritto di recesso non vi spetta neanche se comprate online o fuori dal negozio, quando l'acquisto vi serve non per uso personale ma per il lavoro. Questo perché il diritto di recesso spetta solo ai consumatori e non ai cosiddetti professionisti, agli imprenditori, agli artigiani e così via. Vi chiederete: ma come si fa a stabilire per quale uso mi serviva l'oggetto che ho comprato? Beh, possiamo dire che si presume. Di solito chi compra un oggetto per lavoro lo fa dando la propria partita IVA e chiedendo la fattura per scaricare la spesa dalle tasse. Chi invece ne fa un uso personale si accontenta dello scontrino. Ma andiamo avanti e vediamo come si esercita il diritto di recesso.
Non è sufficiente restituire la merce, ma si dovrà inviare una raccomandata R al venditore con informazioni personali, quelle relative all'ordine e all'acquisto effettuato, comunicando l'intenzione di recedere dal contratto e intimando di restituire quanto pagato entro 30 giorni. Se previsto in contratto, il consumatore può recedere con la diretta e immediata restituzione del bene, senza l'onere di comunicarlo prima. Il termine per la restituzione dell'acquisto non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi. Il venditore deve restituire quanto pagato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. E sapete perché? Perché questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.